Ciao ragazzi, oggi abbiamo questo ciao che mi ha No. fatto tanto per torturare. No, lascia stare. No, no. Questo ciao è stato già rivisto da me e ho dovuto tornare in cilindro portando dal suo diametro che mi sembra 43 a 43,6 perché praticamente è sul pistone della Vespa, però non va più. Avevo smontato. Forse gli ho tolto anche qualche pezzo del carburatore, ma adesso mio figlio vuole farsi qualche giretto e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Allora, dai, fammi vedere se c'è la candela. Dai, vieni. Vieni a pedalare, amico. Vieni, visto, vieni a pedalare. Buongiorno. Vediamo un po'. Pedala senza strapparmi le mani, Ci proverò. Senza... La scintilla non c'è. Eppure gli avevo cambiato la bobina. Proviamo a vedere la candela, va. Non ho mai sentito. Un po'. Ciao, non lo so. Cosa hai preso questo? Allora. No, neanche questo, va bene, è già staccato. Meno uno. Due. Aspettiamo anche questo. Un po' di. Tira giù dalle cose. Stai zitto, Dio cane. Allora. Adesso sul banco, dai, vediamo un po' cosa gli è successo. Non arriva corrente. Motore ciao, negli anni 90. Non è che questi ciao mi entusiasmano più di tanto, devo dire la verità. Andiamo un po' di aprire. Estrattore.
mai picchiare sull'albero, però. È una faccia di bicarbonato. In certi casi serve picchiare sull'albero. Sai che? Anche se non si può. Allora, qui intanto vi spiego. Avevo cambiato le puntine, le bobine, a parte che è gratta da qualche parte. Sentite? Aspetta che se non viene giù. Gli altri viene giù sempre il primo colpo, a me no. Chissà perché. È venuto. Quindi, andiamo a vedere cosa è successo. Le bobine erano nuove. L'unica cosa che avevo fatto forse non si aprono a sufficienza le puntine. Oddio, non ho una grande esperienza di ciao, però vedrò di riuscire a mettere a posto anche questo. Un'occhiata un attimo, se non ho grippato. Perché ciao andava, manca un filmato di quando l'ho messo a posto, però a un certo punto si è spento, non ho più voluto sapere niente di partire. E non si è mai acceso più? No. Poverino. Poi come spesso capita, andiamo a vedere se non ho grippato. Se ho grippato, questo più che altro per la mia. Toglio i miei dubbi. Allora, questa protezione, cilindro in ghisa normale, cilindro base era già grippato. Io cosa ho fatto? L'ho messo sul tornio e l'ho, per così dire, ripassato. La guarnizione della testa non c'è, male, molto male, quindi l'ho montato su senza guarnizione. Allora, questo era un cilindro, aspetta, questo era un cilindro che ho fatto io attorno, era rigato, io l'ho rettificato con una punta e poi l'ho lisciato, essendo ghisa, vedete? Torniamo qui, pistone, a parte che il pistone ha una brutta faccia, il pistone, che diametro gli avevo fatto, forse qualche decimo, calcolando che 20 è chiuso, 41, 40 era, avevo fatto diventare un 40, perché il pistone del ciao mi sembra che è un 39, mi sembra che era un 39, sì. Ma già che ci siamo, togliamo tutto. Andiamo
vedere se le fasce sono ancora loro o no. Prendimi lo spessimetro, per favore. Prima. Cos'è lo spessimetro? È un attrezzo per misurare lo spessore. Cioè, queste linguette hanno uno spessore preciso. Ah, quello lì! So che era un coltellino svizzero. Wow. Strano. A prima immagine mi sembra che questa, così al tatto, che praticamente si sia piegata la fascia. Perché è conica. Che strana fascia. E questa è uguale. Adesso qua non si vede, però. Faccio vedere se riusciamo. Cioè, il profilo della fascia sia, non sia rettangolare, ma a V. Cioè la parte interna più stretta, questo non l'avevo notato, di quella esterna. Esternamente è 1,5, internamente uno e due. Boh, non va bene, non buono. Ditemi se sono così, perché questo era, dovrebbe essere stato un pistone della Vespa. Pistone da 40, o Vespa o Minarelli, adesso non mi ricordo più. Che io l'ho adattato tagliandogli il mantello. Le fasce ci vanno bene. Tenere conto che non sono questa anche già a vedere così va bene. Quindi, manca la guarnizione. Cilindro, detto prima, non è grippato, cilindro normalissimo, tracce, ci sono delle tracce di eccessiva carburazione grassa.